Ballando con le stelle. Attimi di paura in studio. Simona Ventura cade a terra e sbatte la testa. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La puntata del 2 dicembre 2023 di Ballando con le stelle è stata caratterizzata da colpi di scena, tra l'eliminazione di Carlotta Mantovan e il ritiro di Antonio Caprarica. Tuttavia, uno dei momenti più scioccanti ha coinvolto Simona Ventura, che è caduta violentemente durante l'esibizione con Samuel Peron. L'incidente è avvenuto nelle prove precedenti alla diretta, ma è stato rivelato da Milly Carlucci, conduttrice del programma. Durante l'esibizione sulle note di Should I Stay or Should I Go, dei The Clash, Simona è scivolata e ha battuto violentemente la testa. Carlucci ha condiviso il filmato dell'incidente, spiegando: lei si è proprio schiantata a terra. Ha rischiato tanto. Ha preso una di quelle botte. Voglio dire ai figli che la mamma non si è fatta nulla. Miracoloso, si è abbattuta come un albero. Simona Ventura ha rassicurato il pubblico, dichiarando: sì, è un miracolo che adesso stia bene. Però voglio dire che non mi sono fatta niente e che sto davvero benissimo. Sono caduta indietro. Samuel mi ha preso all'ultimo, ma purtroppo ho battuto la testa. Ma sto bene. Ho la testa molto dura evidentemente. La showgirl ha affrontato con coraggio l'incidente, dimostrando la sua resilienza. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.